Ciao amici, oggi prepariamo una torta biscottino senza cottura. Allora, vediamo gli ingredienti. 600 g di biscotti secchi, 100 g di nocciole, 200 g di zucchero, 60 g di cacao amaro, 240 ml d'acqua, 150 g di burro, 150 ml di panna da montare, 150 g di cioccolato fondente. Allora, iniziamo a preparare lo sciroppo al cacao. Mettiamo in una ciotola lo zucchero e il cacao e mescoliamo con una frusta, aggiungendo gradualmente l'acqua. Piano piano aggiungiamo tutta l'acqua, opla, e giriamo fino a quando non otteniamo un composto omogeneo. Poi lo trasferiamo in una pentola su fuoco medio, tutto questo bel composto, questa sorta di sciroppo al cacao gustosissima, ma non sapete l'odore che emana questa cioccolata, questo cacao buonissimo. Comunque continuate a mescolare per un 7-8 minuti e intanto aggiungiamo il burro che si deve sciogliere, quindi dobbiamo mescolare continuamente per 7-8 minuti. Ora passiamo all'altro step, lo step quello di sbriciolare tutti i biscottini uno ad uno, così. Che faticaccia, però è rilassante, veramente rilassante. Una volta che abbiamo sbriciolato tutti questi 600 g di biscottini secchi, ora tagliuzziamo bene le nocciole e le inseriamo ai biscotti. Ora trasferiamo i biscotti e le nocciole nello sciroppo al cacao e cerchiamo di girare e di amalgamare bene il tutto. Voilà, mi sono fatta aiutare anche ad un altro maestro, perché con uno non riuscivo. Eh sì, comunque, una volta che abbiamo amalgamato bene i biscotti con lo sciroppo, prendiamo una cerniera, uno stampo a cerniera da 22 cm, mettiamo sempre la carta forno e inseriamo il nostro bel composto con i biscotti e lo sciroppo di cacao nello stampo a cerniera da 22 cm. Io in genere uso lo stampo da 24, però proviamo con lo stampo da 22 e livelliamo bene i biscotti. Li dobbiamo bene appiattire. Una volta appiattiti bene, livellati bene, devono stare mezz'ora in frigorifero. Intanto tagliuzziamo il cioccolato fondente. Piano piano, senza che ci facciamo male. Ok. Tagliate tutta la tavoletta di cioccolato. Poi prendiamo, una volta che l'abbiamo tagliato tutto il cioccolato fondente, lo inseriamo in una ciotola e lo uniamo alla panna montata bollente e giriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Giriamo. Continuiamo a girare velocemente. Poi, passata la mezz'oretta, buttiamo la nostra ganache sopra. Ok. E poi la decoriamo con un po' di nocciole tritate. Poi lasciate raffreddare la nostra bella torta per 3-4 ore in frigorifero, oppure per una notte è meglio ancora. Voilà, ecco la mia torta biscottino. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace oppure iscrivetevi al mio canale, ne sarò immensamente felice. Ciao!